Oddio, vabbè. Allora, oggi mi ero ritagliato una quasi giornata per starmene in campagna dai miei genitori. Mi ero portato un bel po' di lavoro con me. Invece, abbiamo avuto conferma che oggi pomeriggio ci sarà consiglio comunale e udito dite, verranno i consiglieri comunali. Perché stanotte alcuni di loro hanno studiato, ma hanno studiato tanto. Quelli che uno dei, magari perché sapete, non sono tutti allo stesso piano, c'è chi è più imbecille e chi meno, no? Uno di questi ha fatto poco fa un post dove ha fatto vedere, ah, quanti libri, quanti libri. Ditegli, visto che è così bravo, di prendersi la parte sul piano di riequilibrio e sul bilancio. Alessandruccio Lagava, intanto auguri, scusate parentesi, grazie Alessandra per questo complimento. Intanto Alessandro Lagava, auguri per la tua laurea. Io purtroppo non posso essere presente perché devo partire e ho un impegno familiare, se no ci sarei venuto con piacere. Non posso essere lì alle 20:30. Se tu invece riesci ad essere, sei disponibile, prima che io parta, ti accetto un aperitivo, anche la stessa, va bene? Caro Alessandro La Cava. Anzi, ora ingegnere la cava. Oh. Quindi, anche perché io alle 17 ho consiglio comunale e non lo so quante ore durerà sto consiglio comunale, perché ora dipende da quanti di questi asini volanti si sono messi a studiare, no? Quindi ci sentiamo per messaggio, Alessandro, e vediamo come finisco il consiglio comunale. Un aperitivo te l'accetto, però non è detto che io possa venire direttamente alla tua festa. Considerami in ogni caso presente e se puoi, eventualmente sei prima disponibile, in base a quando mi lasceranno liberi alcuni asini volanti, io verrò intanto, ci prendiamo un aperitivo anche lì nel locale dove vi troverete poi per festeggiare. Stavo dicendo, uno di questi asini volanti ha postato poco fa, ha fatto un post meraviglioso con tanti libri. E come se ne esce dicendo che i nostri tomi sono uguali a quelli degli anni precedenti? Ma perché tu hai letto quegli anni, gli anni precedenti? Veramente abbiamo fatto un solo confronto sulla relazione del primo anno di attività di sindaco e si è andato a guardare le stronzate che ha dichiarato. Questo consigliere comunale, vi rendete conto che non ha letto niente e se ha letto qualcosa non ha capito un cacchio. Ora ti risparmio tutta la lettura e ti sfido ad affrontare con me, caro Alessandro Russo, tutta la parte del piano di riequilibrio economico-finanziario. Da quando abbiamo approvato il Salva Messina, quindi 23 di novembre del 2018, con l'evoluzione che c'è stata in questi 3 anni, le risultanze che noi abbiamo inserito nella relazione del terzo anno di attività di sindaco. Ti do solo questo compitino. Questo argomento è sì e no 50 pagine, un bignamino. No? Ti aspetto. E allora, visto che per te è tutto sciacquazza, come dici tu, e allora, vediamo stasera quanto sei sciacquazza. Vieni, preparato solo su questo argomento. Dividevi i compiti. Lo voglio dire a tutti questi asini volanti che continuano a sfuggire dal confronto. Scegliete un argomento a testa, uno. Ma almeno studiatevelo, uno, che sia uno,
così finalmente dimostrerete alla città se per 3 anni ho fatto chiacchiere o se per 3 anni siete stati una cosa inutile. Al di là di venire a bussare alla mia porta, a cercare caramelline e soprattutto a farci camminare col freno a mano. Ecco, quindi credo che dopo questa mia ulteriore sollecitazione, stasera gli asini volanti si presenteranno in consiglio comunale e ci sarà consiglio comunale. Io purtroppo ho dovuto modificare i miei programmi e sarò in consiglio comunale, anche perché l'alibi di dire che non c'era il sindaco, non glielo do, anche perché meno male che da febbraio non ci vado in consiglio comunale. E che devo fare in consiglio comunale se questo è il livello di cui parliamo? Questo è, guardate, una situazione ridicola. A passare lì veramente ore a discutere del nulla. Ah, poi vi risparmio le commissioni. Ah, le commissioni che si fanno per guadagnare i 50 euro di gettone di presenza. È una meraviglia. 50 euro a testa saranno, non so quanto. Qua parliamo veramente di roba di miserabile. Non pensate che parliamo di cose dell'altro mondo. Però sai, accumulando 50 euro la commissione, 50 euro il consiglio comunale, si fanno lo stipendiuccio di 1500 euro. E chi è che per 1500 euro non farebbe un'ora di sceneggiata al giorno? Ogni tanto due, perché poi più di tanto no, perché poi cade il numero legale, sapete, si stancano i ragazzi. Ecco, questi sono, cari miei, i personaggi che abbiamo in consiglio comunale e dei quali ovviamente io mi sono stancato. Ecco perché non vado più in consiglio comunale da febbraio. Tenete conto che il sindaco non è obbligato ad andare in consiglio comunale. Cominciamo a precisare questo. Tenete conto che non c'è un solo argomento che è stato rinviato in questi mesi perché non c'era l'amministrazione. Perché c'è un sindaco con la giunta. In base agli argomenti trattati, ci sono stati sempre gli assessori con le relative deleghe. E tutti, e vediamo, sotto i capelli niente, che fa il post con la fotografia della poltrona vuota, quante volte l'ha fatto. Ma perché non vi fate la fotografia della vostra testa vuota? Anzi, nell'elettroencefalogramma sarebbe interessante per vedere, anzi, per dimostrare che sotto i capelli non c'è niente. Che ne dice argento? Una cosa simpatica sarebbe questa qua. Ah, mamma mia, cosa uscirebbe fuori? Ma vi immaginate, cari miei, cosa uscirebbe fuori? E va bene, va bene, va bene. E il resto, cari miei, la scadenza si sta avvicinando. Il prossimo anno, per maggio, in base a quando stabiliranno il quoto, il giorno delle votazioni, ci sarà questa chiusura finalmente. Spero veramente di cuore che stasera gli asini volanti si presenteranno e così finalmente, visto che gli ho dato anche un tema a scelta, più di questo che volete che faccia il vostro sindaco? Un argomento a piacere, un argomento a piacere, uno che sia uno, davanti, forza, fatelo per i soldi che vi fottete e perché in molti aspetti vi rubate. Fatelo a meno per questo. Fatelo a cospetto della città. Avanti. Studiatevi 50 pagine a testa. E così stasera apriamo il fronte del confronto. Vi guadagnate un altro 50 euro stasera? Magari, no? E così 50 più 50 più 50 fanno 1500 al mese. E questi campano con 1500 euro al mese. Ecco qua come si è ridotta la funzione dei consiglieri comunali. Quelli che poi sono impiegati pubblici hanno i permessi pagati. E io pago. E voi pagate. Vedete? Democrazia questa.
demopazia. Che cos'è? Valutate voi, gente. Valutate voi. Il confronto l'ho sempre chiesto, caro Natale, anche perché in questo caso è la legge che lo impone. È la legge che impone al sindaco e al consiglio comunale una volta l'anno di andare in consiglio comunale e portare la relazione. Al buon Accorinti gli hanno fatti i chiodi di Cristo perché non aveva presentato la relazione. Alcuni consiglieri comunali che oggi fanno gli asini volanti con me sono quei consiglieri comunali che hanno denunciato Accorinti nella legislatura precedente perché non aveva presentato la relazione annuale, quindi era stato creato era rappresentato quello un vulnus alla democrazia. Cioè, gli stessi consiglieri comunali che nella legislatura precedente hanno denunciato all'assessorato agli enti locali Accorinti perché non presentava le sue relazioni. Ora sono quelli che invece si fanno. Natale, io incasso 3.300 euro nette. Natale, Giancarla, io non ho chiesto, tu quanto incassi? 3.300 euro nette. Io ho rinunciato a quasi 9.000 euro nette di deputato regionale. Hai capito? Natale, questo per fare il sindaco a Messina, perché io le sfide le adoro e anche perché io non campo di politica. E quei 3.300 euro al mese non mi bastano manco per pagarmi gli avvocati per le querele che ricevo e per le querele che faccio. Penso un po', caro mio, con una piccola differenza. Solo un dato vi fornisco. E se molti di voi si leggessero la relazione, avrebbero un bel quadro chiaro. Allora, solo già un dato. Da quando ci sono io, non si pagano più interessi passivi per anticipazioni di cassa. Ecco, solo un dato vi do. Prima si spendeva circa dalle 500 a 600 mila euro l'anno di anticipazione di cassa tra al comune di Messina e le partecipate. Ecco, già basterebbe questo, cari miei, ok? Quindi a me certi discorsi non me li potete fare, fateli a loro, fateli a loro. A me discorsi di morte di fame non li potete fare. Va bene, ci vediamo allora alle 17. Ritengo che dopo questa ennesima provocazione gli asini volanti saranno là in fila, ognuno si è preparato un argomento e finalmente li sentiremo ragliare. A dopo!